Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Agosto è finito, anche le ferie, e il mare, l'estate sta lì lì per finire. E quindi concludiamo questo mese col bacio. Vorrei fare una recensione di un libro appena letto, da tipo un quarto d'ora ho finito, e vorrei parlarne un po' a caldo. Ovviamente eviterò spoiler e spero, perché a volte magari mi escono così. Non ho preparato niente, quindi ci proverò al momento. Comunque, il libro in questione è Alice, i giorni della droga, edito Feltrinelli, al prezzo di 9 euro, uscito nel 1971, scritto da non so chi, una ragazza di 14 anni, semplice, della sua età, va a scuola, è innamorata di un ragazzo, fa le cose che fanno tutti. Anche la situazione familiare è tranquillissima. Due genitori che ovviamente a quell'età sembrano due rompiscatole, dei fratellini più piccoli che anche loro insomma un po' appiccicosi, ha un buonissimo rapporto con i nonni, però un giorno deciderà di accettare l'invito ad una festa e lì che incontrerà per la prima volta la droga. Ne diventerà dipendente e scriverà su un diario tutto ciò che le passa per la mente e tutto ciò che lei prova e tutto ciò che le succede da quel momento in poi, quindi dal momento in cui inizia le superiori, quindi intorno al 1968, fino al 1971, il giorno dopo del suo 17° compleanno, se non vado errata con i conti, e quindi tutta la sua storia dal 68 al 70. È stato un libro relativamente crudo, perché se posso fare un paragone, penso, tra questa storia e Noi ragazzi di Berlino, quest'ultimo mi è sembrato più crudo. Non lo so, forse perché ho visto anche il film e quindi ho visto davvero le immagini di tossicodipendenti ed è stato un colpo e non credo di potermi mai riprendere da quel film. E io l'ho visto 2 volte, ho letto il libro 2 volte e anche questo naturalmente non scherza, perché racconta questa ragazza molto giovane, 14-15 anni, e arriva proprio, non so neanche come spiegarlo. E se Christian F., se mi permettete, aveva incontrato prima un po' l'ambiente preliminare delle droghe, quindi lei frequentava il sound, anche persone un po' non di buona strada, insomma, poi per un motivo o per un altro uno si droga, fuma e fa quel che fa, ovviamente. Poi se sapete la storia di Christian F. e sapete bene cosa poi succederà anche a molti suoi amici. In questo caso invece è meno crudo, nonostante siano le stesse argomentazioni, perché Alice, che poi in realtà non sappiamo se davvero si chiami Alice oppure no, e Christian F. sono entrate in questo giro molto giovani, 14-15 anni, e Christian F. non so se ne è mai uscita davvero, questo non lo posso sapere, e neanche Alice alla fine magari sembra che possa essere davvero felice senza droghe, senza nulla, e quindi sembra pulita, cioè un periodo sembra pulita e un periodo poi ci ricade, quindi io poi lei barcolla un po', sembra che però Alice sia davvero pulita alla fine, ma l'epilogo è stato proprio al bordo finale, insomma, adesso credo di aver parlato troppo. Mi piacerebbe vedere un film su Alice, perché non lo so, forse sarà meno crudo, quindi magari anche ragazzi un pochino più piccoli rispetto magari a chi può vedere un film su Christian F., io credo che già possono vederlo. Io comunque credo che sia fondamentale ancora scrivere della droga, delle sue conseguenze e tutto ciò che ne circonda, perché le conseguenze sono davvero abissali. Poi io mi sono anche informata sulla LSD, perché è la prima droga prende lei, insomma. Mi piace molto questo libro, non tanto per il contenuto in sé, che poi certo anche che abbiamo visto relativamente molto simile nei ragazzi di Berlino, anche se penso che questo fatto tra l'altro ha
diario, perché questo libro poi è stato pubblicato prendendo appunto tutto ciò che c'era scritto in questi due diari che Alice scrive. No, comunque dicevo che è più semplice appunto, quindi anche chi è più giovane potrebbe leggerlo con meno difficoltà, anche se poi in realtà sempre cioè, va detto appunto, perché ci sono alcuni momenti che lei descrive in primo piano, insomma, come faceva Christian F. Però non lo so, mi è sembrato anche più giovanile, più non lo so, sì, più semplice mi verrebbe da dire come scrittura, perché Christian F. ha scritto Noi ragazzi del Berlino quando era un po' più adulta, quindi consapevole già di tutto quello che era successo e di tutte le conseguenze, mentre Alice lo fa scrivendo man mano che le succedono le cose, tutte le conseguenze, ciò che fa nel suo diario, quindi anche più bello forse secondo me. Quindi lei, una volta che le succede qualcosa, lo scrive sul diario, quindi tutte le sue emozioni del momento, tutto ciò che vede, lo scrive. E una cosa che mi ha fatto molta impressione è che a volte al posto delle date ci sono questi punti interrogativi, se magari metto a fuoco il telefono, magari sì. Non si sanno le date di questi appunti e in un periodo circa a metà ce ne sono veramente tantissimi questi punti interrogativi, quindi non si sa, non lo sa neanche lei che giorno è, in che mese è, in che anno si trova, perché sta talmente fusa dalla droga, sta talmente presa dalle conseguenze della droga che non sa neanche dove si trova e in che giorno è, cioè, e questo mi ha fatto molto. Cioè, mi ha preso tantissimo, cioè, e tipo, ero lì confusa anche io, cioè, tipo, dove mi trovo, come quando, come perché, cioè, veramente. E poi non solo questo, poi le spiegherà anche come si è andata a perdere entrambi i nonni nel giro di 1 mese e mezzo, 2 mesi. E quindi si prende anche pena per la mamma, perché lei poi si rende conto che sta facendo qualcosa di sbagliato, che non dovrebbe fare, quindi cerca in tutti i modi di disintossicarsi da sola, perché non parlando con nessuno a chi chiede aiuto, e poi le capiterà un evento, quindi si farà aiutare anche dai genitori e da un ragazzo che incontra all'università, perché il padre lavora in Uni, quindi lei che magari si trova per lì incontra questo ragazzo, e meno male, perché se prima di quel momento ha incontrato sempre persone in un giro sbagliato, quindi che la volevano inguaiare, quindi la volevano portare sempre in giro della droga, magari anche cercando di comprare droga da lei, e finalmente incontrerà questo ragazzo, questo bravissimo ragazzo, anche molto bello, gentile, è studioso, quindi fa l'università, quindi potrebbe trovare anche una speranza in questo ragazzo. Poi purtroppo non è stato così, perché vabbè, spoiler, sta zitta. Poi spiegherà che nel primo diario, una volta che lei lo ha finito, vuole concludere il passato, quindi il passato con la droga, col sesso anche, e tutto ciò che riguarda il brutto giro che ha intrapreso, per la testa che ha preso, e iniziando il secondo diario con tutto il positivo che lei vorrebbe avere nella vita e che lei si impegna comunque ad avere questo buon futuro per lei, per i suoi genitori. Comunque, vabbè, poi tutto il resto lo trovate nel libro. Io penso di aver dato in linea generale le mie impressioni a proposito e vi consiglio di guardarlo, di leggerlo. Ha fatto un sacco di scalpore, cioè all'epoca ci capite che tra gli anni 60 e 70 era un po' un tabù la droga, no? Il sesso, anche scritto anche in questo modo in cui lei lo descrive. Ha fatto molto scalpore, cioè del tipo, cosa sta dicendo questa? Tipo, tutti scandalizzati, parla droga, sesso e pastorizia, oppure com'era, sesso, droga, no, vabbè, comunque l'avete capito la città. E quindi è sembrata una cosa molto intrigante, misteriosa, molto figa. Comunque, spero vi possa piacere, se decidete di leggere questo libro, questa sorta di diario. E mi piacerebbe parlarne di più di questi argomenti, però purtroppo mi fanno ancora un po' paura. Probabilmente quando leggerò anche il secondo libro di Christian F., non ho ancora il coraggio di leggerlo, parlerò anche di quello. Al momento iniziamo così questa nuova rubrica, penso, di argomenti di recensione di serie. Il video è finito qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se avete letto questo libro, cosa ne pensate, e
alcune vostre impressioni. Se deciderete di fare degli spoiler, naturalmente segnate lo spoiler, e così magari chi leggerà i commenti non si imbatterà in qualcosa che non vuole sapere. E iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!